Parapanini, una cornice di pubblico veramente, veramente bellissima, e ne vale sicuramente la pena, perché questa sera, in esclusiva assoluta per l'Italia, andremo a vivere insieme le fasi di eliminazione per l'accesso al torneo mondiale più importante in assoluto per quanto riguarda il magico mondo degli sport da combattimento. Signore e signori, questa sera vivremo insieme le selezioni per la finalissima del K1 Max 2008. Ed è giusto ricordare anche per le persone che magari per la prima volta si sono avvicinate a questo mondo di cosa si tratta. Il K1 Max e il K1 in senso assoluto vivranno la loro finalissima verso la fine dell'anno a Tokyo, in un evento che vedrà presenti circa 80.000 persone. Per l'Italia noi andremo a fare la selezione per la finalissima europea, che darà poi l'accesso, il ticket, il lascia passare proprio per la finale più ambita. Per fare un parallelismo con il mondo del calcio, sarebbe come se noi stessimo parlando del mondiale di calcio, della finalissima mondiale di calcio. Quindi vi potete immaginare quali siano le difficoltà che dovranno affrontare gli atleti e quale sia il desiderio degli stessi di poter accedere a questo prestigiosissimo, il più prestigioso torneo in assoluto. Ma questa sera non ci siamo voluti far mancare assolutamente nulla, una serata che sarà caratterizzata veramente da tantissime sorprese. Prima, la prima di queste, la presenza qui live dal vivo di uno dei principali, anzi il più grande tra i campioni degli sport da combattimento. Tra breve vi cennerò qualcosa sul suo curriculum, non tutto completamente perché altrimenti dovrei parlare per 12 ore consecutive. Vi dico subito di chi vi sto parlando, e per lui vorrei un bel applauso. Più tardi ci raggiungerà qua sul ring in esclusiva Peter Hertz. Number one in the world, Mr. Peter Hertz, questo olandese soprannominato The Dutch Lumberjack, il boscaiolo olandese. È alto 1,98 m, pesa 105 kg, ha disputato 116 incontri, ma soprattutto è uno dei maggiori campioni delle nostre discipline, per non dire il Deus Ex Machina del K1 di Tokyo. Ha partecipato, pensate, a tutte le edizioni del K1 di Tokyo, vincendo le edizioni ben tre del 1994, del 1995, del 1998. È stato anche finalista dell'edizione passata del 2007, e chi più ne ha più ne metta è assolutamente un campione indiscusso, il numero uno. Ancora un applauso per Peter Hertz. A questo punto invito Manuela a raggiungermi qui sul palco, perché vogliamo fare un paio di chiacchiere insieme a Peter. Abbiamo l'occasione di averlo qui con noi, quindi Manuela, buonasera, è sempre un piacere comunque avere anche una bella presenza femminile al proprio fianco. Un paio di domande al grandissimo campione. La prima è ovvio, riguarda la sua immagine, il suo passato. Lui ha vinto tre finali e vogliamo chiedergli, insomma, come è arrivato a tutto questo. You are the image of K1 in the whole world. You won three finals, and since the beginning of this great heaven, and you have always been within the finals in the final eight. How did you reach all this?
Buonasera. For me, I'm already fighting 22, 23 years, and my motivation is I love the sport and I like to do it. Combatto da 22, 23 anni e una delle cose che posso dire è che io amo moltissimo questo sport. E ce lo immaginavamo. Peter, what about Peter Hertz in 10 years, trainer or fighter? Which are your developing projects for Team Hertz in the world? I only fight a few years more, 2-3 years, and I will stop. I want to train and I want to bring a K1 dojo in Europe, the first one when possible. Combatterò ancora per 2-3 anni, non di più, e sicuramente il mio obiettivo è quello di creare un gruppo del K1 che combattano nel K1 Rules. Ecco, a questo punto, dopo avergli chiesto quello che intende fare insomma nei prossimi anni, Manuela ce l'ha spiegato, insomma adesso andiamo a fare un po' di gossip politico per quanto riguarda l'ambito degli sport a combattimento, perché c'è qualcuno che ha avuto qualche dubbio insomma sulla presenza del K1 con Peter Hertz. Insomma, chiediamo a lui di fare luce su qualche chiacchiera di corridoio sicuramente non positiva che qualcuno ha voluto buttare così sul campo. Well, Peter Sabati has doubts about official correct of this K1 Max 7, what would you like to answer to these people as co-organizer of the Helen? This is the first real K1 Max in Italy. I do it together with Combat League. I have a very close relation with them and I hope it's going to be successful in the future. Questa è la prima volta ufficiale del K1 in Italia, con questa cooperazione con la Combat League che dura da qualche anno e con la quale speriamo di poter sviluppare molte cose anche in futuro. Chiediamogli a proposito del futuro quali possono essere gli sviluppi velocemente. Well, how do you feel inside Combat League and how do you think our cooperation can be developed? I hope I have a longer cooperation. We're gonna make a big future, we're gonna make a lot of K1s in Europe, K1 Max. And I want to be like the winner from tonight, who's going to be in the K1 Max final from Europe. Penso che sicuramente, spero che questa collaborazione duri molto e che possa essere proficua. Sicuramente il vincitore di questo torneo avrà accesso al prossimo K1 Europe dell'anno prossimo. Ecco, a proposito dell'anno prossimo, ovviamente dobbiamo fare una domanda che riguarda lui proprio per l'immediato futuro, perché noi siamo curiosi di sapere insomma cosa combinerà Peter Hertz. Last question for you, Peter. We know that you get enjoyed around 1 month ago. We wish you good luck to recover very quickly. And which one will be next event which your fans will see you fighting? My first fight will be June 29 in Japan or 13 of July in Taiwan. That will be my first fight. Push. Allora, il prossimo suo combattimento per tutti i fan sarà o il 29 di giugno in Giappone o il 13 in o il 13 luglio in Taiwan. Benissimo, noi abbiamo preso appunti. Allora, o Giappone o Taiwan, cercheremo di seguire Peter Hertz. Number one, Peter Hertz! E a questo punto vorrei al mio fianco anche, dovrebbero esserci Mia Lanci e Max Paggio, proprio per il saluto, sono impegnati per la presentazione degli atleti, non ci sono problemi, ci vediamo, come here in the center of the ring with us. Grazie, thank you so much and good luck for the future. Eccoli Max Baggio di Emiliano Lanci with us, il presidente e il vicepresidente della Combat League, che premiano ufficialmente Peter Hertz. Max Baggio, abbiamo fatto chiarezza dunque anche su queste voci di corridoio che riguardavano il K1. Beh, sicuramente siamo qui ed effettivamente l'evento è quello che volevamo e che doveva essere per il K1 Max. Era il nostro progetto, abbiamo iniziato effettivamente
con Peter 2-3 anni fa a lavorare per sviluppare in Italia e creare anche degli atleti che potessero aspirare a arrivare, diciamo, a quello che è il Giappone o anche altri contatti internazionali. Ci siamo già stati con Salo Presti ed è stata veramente una bellissima iniziativa, è una cosa fantastica, soprattutto per il movimento italiano, e adesso vediamo bene il prossimo anno di andare oltre. E le parole che Peter Hertz, insomma, ci ha fatto sentire questa sera sono parole importanti in chiave futura. Beh, lui è il K1, sì. Lui è il K1, è vero. You are the K1, Peter. Emiliano, cosa significa per te, lo diciamo ad inizio serata e poi partiamo con tutti i match, cosa significa per te avere il simbolo degli sport a combattimento qui nella tua Modena, nel tuo Italian Extreme? Beh, innanzitutto è un grosso onore, perché avere un personaggio come Peter Hertz, siamo molto onorati, non c'è bisogno di presentazioni. Sono onorato che sia Modena la prima tappa del K1 Max in Italy, e sono comunque onorato e devo ringraziare, vedo il numeroso pubblico, perché senza il vostro appoggio non saremmo qua. Grazie a tutti. Grazie, grazie a Emiliano Lanci, grazie a Max Baggio, grazie alla carinissima Manuela, and thank you so much to Peter Hertz. Benissimo, Peter Hertz rimane qui con noi a questo punto, here with me. Are you ready? Are you ready for kick? All right. Anche noi siamo prontissimi, vedo la telecamera là in alto che sta salendo verso il cielo, là in mezzo alle nuvole. Voi da casa siete pronti? Il panapanini è pronto, voglio sentire l'urla! Gli atleti K1 Max Italian Championship! Andiamo a presentare la giuria, anche in questo caso si tratta di una giuria di altissima levatura. Andiamo con la presentazione del presidente di giuria, Roberto Rossi. Ecco il suo ingresso. Poi giudici di gara, il responsabile nazionale arbitri KL Marco Stella. È la volta del responsabile internazionale arbitri KL Combat League, Domenico De Santis. Con noi questa sera anche Fabio Spoltone.
Marco, qui sedendo. E infine Giovanni Zanna. Bene, tutto pronto per... Abbiamo anche un altro componente della giuria, vedo la... Ci siamo tutti, perfetto, un applauso anche per i componenti della giuria di questa sera.